Siamo insieme al presidente del Comitato Regionale Sicilia, Puis Penzo. Buonasera, tracciamo un bilancio di questa giornata. Sì, grazie Riccardo. Come tu dicevi, oggi siamo qua al Palazzetto dello Sport per iniziare il torneo intitolato Capitani Coraggiosi. Questa, diciamo, è la sintesi di una giornata che ha visto coinvolti parecchi studenti della Facoltà di Scienze Motorie che hanno contribuito con delle domande alla calciatrice Katia Serra affinché materialmente loro capissero e volevano sapere materialmente cosa bisognava fare per fare dei sacrifici affinché poter arrivare a questo livello. Oggi, grazie a Enna, parte un progetto che, come d'accordo con l'Inviterci Nazionale, avrà un seguito già a livello ennese ma anche a livello regionale. Questa è una manifestazione che già con le mamme golle ha preso piede. L'obiettivo principale e anche, diciamo, anche ambizioso è quello di portarlo anche alle fasi nazionali. È chiaro che questo si va a intersecare su quello che tu dicevi, un progetto delle pari opportunità. Noi con la nostra referente Emanuela Crast, per quanto riguarda le pari opportunità, abbiamo voluto fortemente questo progetto perché si investe in un progetto per quanto riguarda i diritti delle donne. Noi oggi abbiamo spiegato nei nostri interventi che noi come WISP siamo all'avanguardia di quello che sono materialmente questi principi, e aver anche filmato un filmato che partiva dagli anni 70, anche perché, come è stato già più volte ribadito, questa è una manifestazione che a livello nazionale entra nel programma dei 70 anni dell'UISP, dove materialmente ogni regione ha proposto materialmente, diciamo, un convegno, una manifestazione, qualcosa. Noi come Sicilia abbiamo voluto, proprio dando anche questa possibilità, di portare avanti quella che sono per noi una inventiva nuova. Noi speriamo nel futuro affinché questo possa avere materialmente un riscontro anche a livello nazionale. In ogni caso, oggi è stata una bellissima giornata, in quanto sia le atlete che oggi stanno giocando con il calcio d'inizio dato da Katia Serra e stamattina gli interventi hanno qualificato questa bellissima giornata. Thank you.